già Madonna. Ma scusa, ma tu vivi a Roma? Certo. Però non mi hai l'aria di una romana, secondo me. Beh, ma io sono di Venezia. Sei di Venezia, ma l'anima è un po' milanese, secondo me. Beh, perché vivo, sto anche a Milano. Però, amore, una birra me la potevi pure offrire, no? Lo so, ma pensa che io mi bevo la birra e c'ho tutti che mi dicono no, non bere la birra, non bere la birra. Cioè, devo bermi la birra e devo anche sentirmi in colpa per un birrino. Che c'hanno No, ragione, eh. invece secondo me stasera, dopo la nostra meravigliosa intervista, io penso che sia una delle più belle che io Ma abbia mai fatto. davvero dici? Sì. Davvero? Sai che è Ho stato appena per finito me? di parlare con mio marito che sta a Santo Domingo e gli ho detto ho fatto una delle più belle interviste della mia vita. Bello. Grazie a te, Ma Mara, ma perché Francesco. tu a Santo Domingo, scusa? Noi abbiamo una casa lì. Perché Ma perché tu, lui è lì e tu sei qui? lui per problemi di salute deve respirare l'aria di mare. Ok, che ci credo, ma potrebbe essere anche una bellissima scusa. Dire, guarda, vado a Potrebbe Santo anche. Domingo. Lui è un golfista, lui gioca a golf. Tipo, amore, devo respirare un po' d'aria di Santo Domingo, vado. Lui gioca a golf e poi io lavoro sempre, si rompe le palle ad aspettare C'è me. ragione, ma c'è ragione. No, posso dirti, l'intervista di stasera è stata bella per me e per te. Poi, secondo me, la gente nemmeno capirà le cose che ci siamo detti, perché sono cose nostre. Però è C'è stato proprio solo un emozionante. momento molto nostro, ma Esatto. chi può capire ha capito, Dici. chi ci si arriva, ma però comunque è stata una bellissima intervista e secondo me la birretta stasera te la Me meriti. la merito, vero? E allora Sì. la tua, peccato che sia una birra che si chiama birra la fumarola della birra della dama. E vedi questa signora, è Come si qua. sarà della famiglia di Silvia Fumarola, la giornalista di Repubblica? Ma non lo so, però fa veramente cagare, cioè non è una birra buona, non so se non Ma di che è... nazionalità è? Ma credo che sia italiana, perché la birra della dama. Credo che sia italiana, però non è, cioè, è particolare, dai, diciamo che non fa cagare, ma è particolare. Io pensavo, ma io ho chiesto, ma Fedez è partito? Io pensavo che tu Ma io partissi sono qua, subito. ma vieni in hotel, facciamo un super party, un Amore, after party insieme. da letto, guarda come sto col pigiamino di Ma che Natale. te frega, ma vieni col pigiamino di Natale. Comunque, parlavo con la mia mamma e dicevo, ma comunque, no? Che oggi mi hai raccontato in un'intervista Con Jerry Calà. Che anni erano? Quando stavo con Jerry, allora, noi ci siamo sposati nell'85 a Las Vegas. Alla Svega. Però Jerry Calà, no? Era un po' il Rovazzi dell'epoca. No, di più? Ma forse no, beh, Cioè che non è Rovazzi, bello ma piace, beh, capito? certo. No? Sì, Jerry ha avuto un momento di grandissimo Che era un successo. sex symbol e tu eri una fregna incredibile. Ero molto Cioè, gnocca, sì. ancora adesso lo sei, Amore, eh? Ancora adesso adesso lo sei. nonna, adesso che insomma, una volta gliela mollavo molto bene. È partito un piccolo applauso.